Oggi 16 aprile 2019 siamo qui all'Antiquarium di Bosco Reale, meglio noto come Villa Regina, che abbiamo alla nostra sinistra, per l'inaugurazione di una mostra dedicata al villaggio protostorico di Longola. Noi della penisola sorrentina, quindi come redazione Cultura di Positano News, siamo accorsi per tante varie motivazioni. In primis perché questo luogo, il responsabile dello scavo è stata la sovrintendente emerita Caterina Cicirelli, sorrentina doc, poi colei la quale ha condotto sotto l'aspetto archeologico materialmente lo scavo è stata Claude Livady, questa signora di origini francese che ha scavato le tombe neolitiche di località Petrulo a Trinità qui a Piano di Sorrento. E la terza, ma non meno importante, è che questa è una importante civiltà che è sorta lungo il Sarno. Quando si parla delle civiltà del Sarno fa riferimento proprio ai tante popolazioni e tante civiltà che si sono alternate lungo le sue sponde. Qui siamo a Longola, a poca distanza dal momento di origine, dalla sorgere dalle acque purissime del Sarno, in una grande ansa è stato ritrovato una serie di capanne di questa foggia forma, con all'interno delle cose eccezionali, delle piroghe, delle navi. Questo villaggio lacustre in una pianta viene reso simile all'attuale nostra città di Venezia, quindi questa serie di isolotti collegati tra di loro, tra ponticelli e piroghe, e questa popolazione che viveva sull'acqua e viveva dell'acqua. E quindi si ha ragione quando a fianco alla grande onda, a fianco ai signori del Lions Club, si cercava e si cerca di dare una politica ecologica dedicata al Sarno.